niente. Ma di fatto era successo. Stavano segnalando. Indietro per favore. Non so che fare la macchina anche da l'altra. Lei deve fare una vita tranquilla. E invece sono andato a casa. Lei era presente? No, io non ero in servizio. Ho chiamato tutti i giorni. Povere. Una specie d'allarme. Sì, esatto. Lui, infatti, che ha detto. Morto. Ma allora c'è solo da certo che ha fatto una cosa strana. La Sierra Morcella sarebbe stato in pizza. Ma che male pare che i due avrebbero potuto stare in questo 48. Eppure erano in pizza. Non fanno più di male. Mi sono passati un mezzo di distanza. E la macchina dove l'hanno preso? L'hanno mica preso. Ma passava sulla strada. Dall'altra parte, sì, anche un po'. Lucchini, dammi una mano, ecco, lì, mettiamolo lì. Guarda che c'è in centro. Ma hanno lavato tutto, non si vede più niente. Momento, non è in centro. Pronto, momento. Ecco, mettiamolo. Pronti? Io non so se è colpa di quello che è successo. Forse è stato il destino. Anche Paolo e Corrado dicevano è il destino. O forse invece abbiamo sbagliato noi. Io non ho fatto niente per loro. Non li ho aiutati quando avevano più bisogno di me. Paolo e Corrado erano i miei due amici. Corrado lo conoscevo già un poco, ma Paolo no. Me l'ha presentato lui. Tu preferisci la santità, tu sei la stella e qualcuno ha piegato la canna. Ma sono tutti uguali. Questo è ancora peggio, me ne dia un altro. Sarà lei che ci vede poco. Oggi ha fatto centro 4 volte con questi. E già qui siamo nel regno dei dilettanti, vero? Stiamo a vedere che invece un professionista come me. Sarà pronta tra 10 minuti. Gabriele. No, essenziale, caro mio, è la fermezza, il tempismo, questione di Paul. Paolo, questo è il mio amico Gabriele, te lo presento. Piacere. Ma succe, quanto tempo è che non ti vedevo? Con 30 lire lei, giovanotto, un biglietto 30 lire, poi prenda la ragazza e va al mare, in montagna, all'erba la sera. Gli ultimi biglietti. Secondo me il biglietto che vince la Vespa non c'è mica. Una Vespa, veloce come una. Se no si potrebbe anche tentare. Per vincere quell'affare lì. Tanto se fosse un carro armato. Ma non lo sapresti guidare. Sì, ma chi se ne frega degli scontri. Dai te che fugone generale se noi cominciassimo a passeggiare qua dentro con un carro armato.
Su 50 che metti sotto, almeno 45 se lo meritano. Nemmeno la cipria. Sei d'accordo tu? Avanti. Sei d'accordo? Bisognerebbe vedere. L'estrazione. Io sono Paolo Casaroli. E te come ti chiami? Ingenis Gabriele. Ingenis, non senti grazia di nome. Cosa sei? Un terone? Sei sardegnolo? No, no, sono istriano. Ah, bravo. Siamo profughi. Ah, proprio bravo, sì. Allora cosa fai di te? Io farei l'impiegato sotto l'asta. Sono stato un po' in comune. Dopo ho fatto anche la campagna saccarifera, sempre come, insomma, ventizio. È finita quel copertone. Ah, perché tu... Io no. Io smistavo la merce, trasportavo dove mi dicevano loro. Dopo gli americani sono partiti e adesso i copertoni li fanno anche in Italia. Grazie. Ti piace, eh? Insomma. E adesso cosa ti mangeresti? Un piatto di tagliatelle. No, le tagliatelle dopo il torrone. Allora prima, no? Maria degli usignoli, paramonzi, bonzi, po, mamminguzzi e caseroli. Questa non la sapevo. L'ho inventata adesso, estemporanea. Prova a fare una rima con Ingenis. Ingenis e la Madosca, non è mica facile. Ingenis Gabriele. E poi venne anche Gabriele che spegneva le candele. Dagla ben biondina, dagla ben bionda. Sai che sei bravo a farle cantate? Diciamo che sono un poeta, ma le più belle poesie sono sempre i fatti. È solo l'azione che conta. L'azione? Non capisci cosa voglio dire? Ne ho in mente delle poesie io, che se troviamo chi è disposto a recitarle con noi, c'è da far saltare sul letto tutti sti vermi di bolognesi.